Salve a tutti gli amici della danza, eccomi qua in una bella giornata finalmente di sole a parlare di danza e a ricordare dove mi trovavo l'8 luglio del 2009. Mi trovavo a un evento molto particolare di danza sportiva che si svolgeva in Italia, si chiamava il Dance for Meeting, al quale sono stato anche in questa edizione invitato nuovamente. Ho naturalmente, come tutte le decisioni, riflettuto un po' e poi ho detto assolutamente sì, ci sarò anche questa volta, perché laddove si parla di danza io voglio sempre esserci. Ma soprattutto perché quello che è molto importante per chiunque voglia crescere è cercare di ampliare i propri punti di vista. E in tal senso, se io vi chiedessi: che cosa vedete dal punto di vista 1 che ora vi offrirò? Certamente tutti voi avrete risposto: vediamo un rettangolo. Ed avete perfettamente ragione. Ma se io vi offrissi l'opportunità di guardare da un altro punto di vista, che chiamiamo il punto di vista 2, ditemi un po' che cosa vedete. Sono certo che tutti avrete visto questa volta un cerchio ed avete perfettamente ragione. Pertanto, guardiamo un attimo assieme quest'ultima immagine e poi riflettiamo. Quindi, da questo terzo punto di vista, così lo chiameremo, abbiamo potuto prendere atto come sia ciò che abbiamo visto dal punto di vista 1 e ciò che abbiamo visto dal punto di vista 2 hanno entrambi ragione. E abbiamo, spero, anche compreso che cambiando il nostro punto di vista potrebbe cambiare ciò che vediamo, ciò che crediamo, ciò che pensiamo. Bene. Allora, concludendo, a volte per capire qual è il nostro punto di vista bisogna saper cambiare il punto di vista. E con questa massima vi saluto ricordandovi che l'aggregazione e il confronto sono elementi importanti che portano alla crescita. Per quello spero vivamente di potervi incontrare tutti per parlare e non solo per parlare, ma soprattutto per fare danza al Dance Sport Meeting di Rimini, alla fiera dal 10 al 13 di giugno. Questo è soltanto un arrivederci. Ciao!